proposito di autori famosi, abbiamo visto che cosa ha scritto simpaticissimo Achille Campanile. Ora, ormai i bambini sono in quinta, e ormai hanno apprezzato le buone letture, si spera almeno, e cominciano ad apprezzare anche i consigli che adesso ascolteremo dalle compagne e dallo scrittore francese Daniel Pennac, che ha scritto un decalogo di diritti per i lettori. Vai. I decaloghi piacciono sempre. Occupandoci di libri di lettura, non potevamo non spendere due parole per un decalogo davvero particolare che interessa tutti noi, i 10 diritti del lettore. Daniel Pennac, professore e scrittore francese, definisce e stende i suoi 10 diritti del lettore, un insieme di ovvie nozioni che spingono il lettore ad avanzare dei veri e propri diritti sulla lettura, superando il dogma imposto dal semplice leggere è un dovere e portando avanti una storia di ironico specismo. Articolo 1. Il diritto di non leggere. Quante volte davanti ad un libro avete preferito accendere la TV? Pennac si interroga proprio su questo e su come troppo spesso leggere non sia una necessità, ma un dovere imposto. Articolo 2. Il diritto di saltare le pagine. Saltare le pagine è lo sforzo di chi, annoiato, cerca il fondo del libro nella speranza di trovare presto una via d'uscita. Se l'occhio cade su di una pagina, un titolo particolare e nasce l'amore. Non sempre però gli amori sono corrisposti. Articolo 3. Il diritto di non finire un libro. Alzi la mano chi non ha mai lasciato un libro a metà o alle prime pagine ed ha scelto qualche altra cosa da leggere. L'ideale sarebbe prenderlo dopo qualche tempo per capire se effettivamente era leggibile o no. Articolo 4. Il diritto di rileggere. Fra i 10 diritti del lettore, questo è forse quello che mi piace di più, quello che avvicina il piacere della rilettura ad una scoperta non nuova, ma sicuramente diversa, vista sotto altra prospettiva e per questo più matura. Articolo 5. Il diritto di leggere qualsiasi cosa. Pennac sostiene che ci sono buoni e cattivi romanzi e che tutti possono leggere ciò che vogliono. Articolo 6. Il diritto al bovarismo. Un lettore ha necessità di emozionarsi, di sognare e prendere parte alle vicende di un libro. Condizione indispensabile che solo un buon scrittore sa creare. Articolo 7. Il diritto di leggere ovunque. Parliamoci chiaro, con i tempi che corrono e noi che corriamo dietro loro, a volte è impossibile riuscirsi a ritagliare un po' di tempo per leggere comodamente seduti in poltrona. Va da sé quindi che il diritto di leggere ovunque sia indispensabile, in treno, in tram, in fila da posta, mentre si aspetta il solito amico ritardatario. Articolo 8. Il diritto di spizzicare. Prendere un libro dalla propria biblioteca e cominciare a leggere una pagina a caso non c'è cosa più bella, una sensazione che va provata almeno una volta nella vita e che solo chi ama leggere sa bene cosa significhi. Articolo 9. Il diritto di leggere a voce alta. C'è chi preferisce leggere nel silenzio della propria mente e chi invece preferisce farlo ad alta voce. Per Pennac, l'uomo che legge a viva voce, si espone completamente agli occhi che lo ascoltano. Articolo 10. Il diritto di tacere. L'ultimo dei 10 diritti del lettore è probabilmente il più sensibile e affascinante, che non oso commentare, ma preferisco lasciare alla piuma dello stesso Pennac. L'uomo costruisce case perché è vivo, ma scrive libri perché si sa mortale. Vive in gruppo perché è gregario, ma legge perché si sa solo. La lettura è per lui una compagna che non prende il posto di nessun'altra, ma che nessun'altra potrebbe sostituire. Non gli offre alcuna spiegazione definitiva sul suo destino, ma intreccia una fitta rete di connivenze fra la vita e lui. Quali sono i vostri 10 diritti del lettore? E il vostro preferito?
E se non già in essere non ritenete opportuno che Ilaria decida i doveri del lettore, cosa ne pensate? Viva, viva la lettura! Può sembrare alquanto strano, forse anche disumano, ma insisto e non mi stanco di ripetere non manco che l'amico mio più caro è senz'altro il dizionario. Il librone dei libroni è ricco e spesso di sinonimi, contrari e paroloni. Divertente consultarlo senza un ordine preciso, giusto per ficcanasare, per scoprire ed imparare. Si comincia a sillabare leggicchiando sul sussidio, poi da lì lesto è il passo, di fumetti e giornaletti certo diverrai un asso. Fiabe e favole, pian piano, con fantasia suadente, a gustar storie più lunghe guideranno la tua mente. Non dimenticare mai che se il senso della frase fugge via, sarà quasi certamente colpa della parolina sconosciuta e birichina. Da cercare in tutta fretta nel tuo caro dizionario, così per potenziare il bagaglio lessicale. Detto questo, l'ABC, qui comincia un'avventura lunga tutta la tua vita, sia in discesa sia in salita. Ecco, ora è proprio andata, il romanzo è nella tua mano, ed insieme nell'intrigo, nella trama, nell'intreccio, crescerete piano piano. Viva! Viva la lettura! Uno sport esercitabile su una comoda poltrona, in montagna, in collina ed in pianura. Verso mondi sconosciuti, sia reali che inventati, con la testa viaggerai senza limiti e confini. A seconda del tuo gusto, nella giusta libreria, troverai l'amico giusto. Gialli, rosa, neri, bianchi, dei colori dei tuoi tomi, certamente non stai stanchi. Ma stai attento che non manchi anche un saggio culturale. Oltre ai libri della scuola, miei compagni fin da ora ed anch'essi grandi amici dei miei giorni più felici. Brava soprattutto ad Angelica che si è improvvisata, perché purtroppo Francesca è ammalata, le mandiamo un bacino. Forse ai nostri tempi, in terza elementare, in quarta, si cominciava a studiare le 20 regioni, l'Italia. Adesso invece si studiano in quinta. Che dire, cerchiamo di insegnare tutto a questi bambini e sfruttiamo tutte le occasioni possibili. Comunque, in quinta adesso si studiano, forse non vi ritroverete bene con i vostri ricordi, ma si studia appunto l'Italia. Ed ecco come ce lo cantiamo. Ce lo cantiamo a tempo di twist. Forza bambini, tutti a cantare e le ballerine pronte.